confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, e mia carissima e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, pregate per me, che Signore è Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto del cielo, pace in terra a tutti i buoni. Noi ti adoriamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria e vista. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio della Madre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, che togli i peccati del mondo, accogli la nostra sfida, che figlio la testa del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo tuo Figlio, parola di verità e lo Spirito Santificatore, da rivelare agli uomini il mistero della tua vita, fa che nella professione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, il tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di nuovo mattina e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo che in cura non ce ne dice, ma tu perdona la nostra colpa, il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità, parola di Dio. A te la lode e la gloria dei secoli. A te la lode e la gloria dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri. A te la gloria e la gloria dei secoli. Benedetto il tuo nome, glorioso e santo. A te la gloria e la gloria dei secoli. Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso. A te la gloria e la gloria dei secoli. Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. A te la gloria e la gloria dei secoli. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. A te la gloria e la gloria dei secoli. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. A te la gloria e la gloria dei secoli. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete la protezione, fatevi curare in vicenda, abbiate gli stessi sentimenti. Vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio. Che era e che viene.
venuto per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore. Thank you.
iniziamo a vedere i capelli di grigio, anche quello che ci sono i capelli di me, rimane il terrore di Dio, non dite come Dio, non è così. Abbiamo tutti paura di questo mondo, e la dimostrazione è quello che è successo in questi mesi. In questi mesi, dove abbiamo vissuto una situazione drammatica, che non è ancora finita, tutti, incominciando dai nostri vescovi andando in giù, ci siamo trovati a invocare questo Dio perché si tratta quasi che questa cosa che è successa che è appunto al fatto che questo Dio si è cacchiato morte col mondo e allora adesso sta facendo pagare tutti i peccati che abbiamo fatto. Qualche vescovo qua si interviene che non è molto entusiastico, che con tutto il cuore non può decidere, ha addirittura detto che questo era la conseguenza dei peccati sessuali. Perché quando non sappiamo dove andare a parlare, dobbiamo parlare da 5 minuti, no? Anche lì, togliendo totalmente l'idea di Dio che Gesù viene a darci. E allora abbiamo fatto processioni, invocazioni, per chiedere a Dio, placati per l'amore di Dio, non essere così arrabbiato, bestemmiando tra l'altro facendo queste cose. Perché questo non è Dio, no? Non è il nostro Dio, non è il Dio di Gesù Cristo, assolutamente. Per noi abbiamo un certo terrore. Quante persone sono morte col terrore di Dio? E continuiamo. Abbiamo paura di questo, quante volte questa paura ci assale e non ci sentiamo liberi e sereni neanche in fronte all'unico col quale potremmo essere liberi e sereni, che è proprio lui. E questa cosa ci sta inculcata, e è dura a morire questa idea di Dio, è dura a morire. Quanti errori, in nome di Dio abbiamo massacrato gente, abbiamo detto che Dio voleva le crociate, che Dio voleva che ne andassimo ad ammazzare l'altro. Il nome di Dio oggi viene bandita con i rosari in mano e con le Bibbie in mano, la segregazione del popolo, lo facciamo il nome di Dio. A un certo punto penso che questo Dio ha una volta sua, ma non è questo qua, lo stanno dicendo. Quante volte che questo uso e continuiamo a farlo le persone in nome di Dio, anche in Santa Madre Chiesa, quante volte? Ecco, questo non è, mi dispiace, il Dio di Gesù Cristo, assolutamente. E dobbiamo avere il coraggio di dire queste cose. Dobbiamo avere il coraggio di dire che purtroppo ci hanno inculcato della realtà che non sono sempre vere. Ci hanno trasmesso un'immagine di Dio del castigamento. Perché così tutti stanno di loro, è un modo per vedere il mondo delle persone. Quando dice a bambino non andare in cantina, perché in cantina c'è il buio, c'è il paolo. Se tu scendi è un macello. Se non lo sta lì, non va, sta buono in casa. È successo un po' così anche. Ecco, allora ci serve più di una domenica per ritornare al volto di Dio, ci serve più di una domenica per ritornare a spolverare questo volto, a togliere tutte le incrostazioni che ci sono per accogliere il Dio di Gesù. Allora, la festa della Trinità che cos'è? Sinceramente io mi spiego della Trinità, non so mai spiegarlo perché non capisco neanche io ugualmente parlare. La festa della Trinità penso che sia questo, ritornare a Dio, alla vera immagine di Dio, al vero volto di Dio, a quel volto di Dio che è il papà, a quel volto di Dio che è la misericordia, a quel volto di Dio che non castiga nessuno, per nessun motivo, neanche col coronavirus, a quel volto di Dio che ha la fedezza. Abbiamo delle immagini del Papa su piazza San Pietro davanti al crocifisso che pregava, eccetera. Umanamente ti colpiscono, sicuramente perché la proprio da quella piazza piena di gente. Però non mi costa che subito dopo quell'atto si dopo delle miracoli e non avevo seducato. E allora come lo mettiamo? Allora questo è venuto solo. E poi diventa totalmente sordo, per non dire altro, che non sente più il grido dei suoi figli, c'è qualcosa che non fa. E non sto dicendo, attenzione, che la preghiera non sia necessaria, assolutamente. Ma forse a voi bisogna anche capire che Dio a volte è impotente, anche di fronte al dolore, che non ha risposto neanche lui da dare. Tant'è vero che suo figlio sulla croce esce in quel grido disperato perché gli ha abbandonato. E allora questa è la differenza. La differenza sta in un Dio che è il papà, che è la mamma, che è il cuore tenero, che ti tiene la mano e ti cammina con te anche nel momento del dolore. Che non sa darti ispirazione perché non le ha nemmeno lui. Gesù non è venuto a spiegare il perché del dolore. E in questo video
lo so, lo dobbiamo essere. Dobbiamo accogliere questo sorriso di Dio che il suo amore ha riversato nei nostri cuori. Credo che un solo Dio, Padre onnipotente, che ha provveduto il cielo e la terra, tutte le cose che esistono in Cristo. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, non c'è la luce, Dio vero da Dio vero, generato da ogni altro della stessa sostanza del Padre. E mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini della nostra salvezza è sceso dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto un uomo. Noi siamo Ponzio Pilato, Dio fisso fuori, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture e salito al cielo e si è alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria e nella i figli e morti e gli credo nello Spirito Santo che il Signore ha la famiglia, e che il Padre e il Figlio, e con il Padre e il Figlio ha parlato per il frate, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa è una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo come perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Invochiamo Dio Padre per mezzo di Cristo nella forza dello Spirito, con la preghiera fervente e grata per essere resi partecipi di un amore così grande. Diciamo insieme, ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa, nella letizia e nella comunione, manifesti l'amore del Signore e lo diffonda per i confini della terra, per attirare tutti a Padre. Vediamo. Ascoltaci, Signore. Per i responsabili delle nazioni, siamo al tempo degli ultimi e dei disgregati. Operano per la giustizia e la pace, muovono il bene comune, vediamoci. Ascoltaci, Signore. Per tutte le famiglie, siamo il primo vivente di Dio, uno e Dio, nella fedeltà e nell'accoglienza, nell'amabilità e nel perdono, vediamoci. Ascoltaci, Signore. Per le nostre comunità, per noi sui presenti, la grazia del battesimo ci cioè risponde in un unico corpo. Per crescere in una visione piena al Vangelo, di amarci con gli altri come fratelli. Vediamo. Ascoltaci, Signore. Per Cristo nostro Signore. Salvezza, rendere grazie sempre in ogni modo, a te Signore.
unità di una sola persona, ma della Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo, e con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo nel tuo Figlio e nello Spirito Santo. E nel proclamare te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza della maestà divina. Gli angeli e gli arcangeli, che uniti e i serafini, non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode. Cristo, con Cristo, in Cristo, a te,
Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ci rivolgiamo a Dio con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
Signore Dio nostro, la comunione del tuo sacramento e la professione della nostra fede in te unico Dio in tre persone, ci sia pieno di salvezza dell'anima e del corpo. Per Cristo nostro Signore. Da domani ricominciamo anche la celebrazione delle messe feriali e il lunedì, da domani, tutti i lunedì fino a fine agosto, la messa sarà alle ore 20 al cimitero. Da sabato, invece, la messa prefestiva verrà posticipata alle ore 20, come è solito, fino a fine agosto. Domenica prossima è la solennità del Corpus Domini, ovviamente non si possono fare processioni, però al termine della messa, alle ore 11, daremo la benedizione del sacramento. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Da domani ricordo anche la mia presenza in canonica il lunedì pomeriggio e il giovedì mattina. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.